Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Non c'è avanzato il mascarpone? Come si fa? Sono sventure queste. Quindi che ci farai? Toglici subito ogni. Un bel tiramisù e lamponi? Non ne ho mai visto uno. Hai visto? Che ti No, credi? Ma non ne ho che mai visto. ti credi? Allora, ragazzi, il procedimento è lo stesso del tiramisù, tranne che per il caffè. E quindi dobbiamo andare ad elencarvi gli ingredienti, ma più o meno è quello. Allora, io qui userò le dosi per fare due tiramisù, uno da regalare e uno da tenere in casa. Quindi 1,5 kg di mascarpone, per quello in casa ne basta 1 kg. Poi ho 300 g di zucchero, eccolo qua, semolato normale, quindi per 1 kg di mascarpone ce ne vogliono 200. Ho 6 uova, per 1 kg di mascarpone ne bastano 4 e 5 confezioni di lamponi, per 1 kg di mascarpone ne bastano 3 e un po', ok? Dipende da cosa volete farci. Ora vi faccio vedere che ci farò io. Una parte la renderò una sorta di composta e una parte la metterò a crudo. Ovviamente non possiamo bagnare i savoiardi con il caffè, perché il caffè è lampone proprio, boom, cazzotto. Andremo a bagnarli con il latte, ma se volete, che ci sta molto bene, potete bagnarli con latte e cacao, perché cacao e lamponi sta benissimo. Questa è un'altra cosa che io vi Sì. do in più, eh? Ora vediamo se questo Per tiramisù. la composta Vai, vai. userò 3 cestini di lamponi del peso di circa, se non erro, 120 grammi, 125, ok, sbagliato di poco, e 100 grammi di zucchero. Quindi, come primo step andrò a lavare i lamponi e a dividere le uova in questo modo: albumi che andrò a montare a neve e rossi che monterò con lo zucchero. Ok? Ma ci vediamo mano a mano. Intanto dividete le uova e lavate i lamponi. A E fra poco. andate a vedere che vi metto nell'info box il tiramisù alle fragole, che secondo me era il più buono in assoluto. Chi è? Capito? Vediamo se questo lo batte. A dopo. Ok, ciao. Allora, ho diviso le uova e ho messo lo zucchero nei tuorli e queste le andrò a montare a neve nella planetaria o con una frusta elettrica. Se non avete la frusta elettrica, fatela a mano, ma insomma è molto okay, impegnativo. Qui ho messo 100 grammi di zucchero con le 3 vaschette di lamponi. Adesso li vado a mettere sul fuoco e li vado a far sciogliere. Nel frattempo monto le chiaranneve e con la frusta monto i tuorli con lo zucchero. Quindi ci vediamo a tutto uova agglomerate. Esatto. Chiare montate e uova con lo zucchero sbattute. Ovviamente non con questa. Questa l'ho messa adesso perché dovrò andare a tirare giù il nostro mascarpone ed incorporarlo. Mescolate e fate assorbire ogni ciotolina di mascarpone. Poi aggiungete la seconda solo quando questa sarà completamente sciolta nell'uovo. Andiamo avanti così fino ad incorporarle tutte. Mi raccomando, un consiglio: come vedete, ogni ciotolina manca di un pochino di mascarpone. Una volta mi è successo di comprare del mascarpone che non era buono. Tanto metto la seconda ciotola. Assaggiatelo, E assaggiatelo ho dovuto sempre. buttare tutto il mascarpone, quindi assaggiatelo sempre. Un piccolo assaggio, non è che per forza un cucchiaio, Ci vediamo dopo. eh? A dopo. Allora, eccoci qua. Abbiamo messo tutto il mascarpone e adesso andremo a mettere le chiare. Ma non tutte, solo la metà. Mi raccomando, un po' per volta,
perché dovete incorporarle per bene, in quanto, come vedete, il composto è molto denso. Sì, non è stato facile mescolarlo. Se avete delle fruste elettriche, ragazzi, usatele, eh? Io preferisco farlo a mano. Non so, con le fruste elettriche mi si smonta un po', e quindi, dato che a me piace consistente, perché poi mi piace poi usarlo anche per la decorazione, preferisco non usarle, però è tutto relativo. Non avevamo messo i savoiardi sul tavolo, scusate, piccolissima dimenticanza, visto che sono praticamente la base del nostro dolce, però comunque era sottinteso, il tiramisù va fatto, ve l'ho detto, con i savoiardi, bagnati nel latte, quindi insomma... C'è chi poi usa altri tipi di biscotto, noi preferiamo i savoiardi. Sì, potete usare anche i parisini, tanti usano anche gli oro saiba, addirittura una volta incontrai una persona che ci metteva i gentilini, però, mamma mia, stucca d'amore con i gentilini, è dolcissimo. E poi ha un'altra consistenza dopo. No? Eh sì, perché comunque i gentilini... Però, ripeto, ognuno fa. Si impappolano un pochino. Ecco qua. Ok, ci vediamo. Se volete fare la crema un pochino più morbida, mettete tutte le chiare, senza problemi. Non è che sbagliate, Ci vediamo a tutto amalgamato. Ci vediamo a tutto amalgamato. Eccolo qua, abbiamo incorporato tutti gli ingredienti, adesso... con un sac à poche, con questo tipo di bocchetta qui. Quindi bella larga. Sì, larga e cesellata. Io mi aiuto facendo questo, mettendo dentro un bicchiere alto, in maniera che anche sola posso inserire la crema senza problemi. I veri chef, i veri pasticceri lo fanno a mano e sono bravissimi, però hanno... C'è da dire che hanno le sacche a poche un po' più grandi, ecco. Le nostre sono piccine. Ok, vado ad inserire la crema. E intanto che la nostra composta si sta raffreddando, io vado a fare un fondo con la nostra cremina. I ciuffetti, perché a me piace la coreografia tanto. Se no potete metterla a cucchiai e va benissimo lo stesso. Fate, ecco, un fondo in questo modo, vedete come tiene bene il mascarpone, per dirigorare anche sopra è fatta apposta in questo modo, ecco perché io lo faccio così ricco di mascarpone questo composto. Deve rimanere un po' tostarello, quindi. Esatto. Ok, faccio tutto e vado a fare il primo giro di savoiardi, quindi ci rivediamo tra un attimo. Ecco qua, sto mettendo i savoiardi imbevuti solo nel latte, mi raccomando senza zucchero, perché già lo zucchero, sì, già ce n'è, ce n'è tanto. Quanti strati verranno, grosso modo? Un paio. Sì. Beh, ce li faremo bastare. Sei terribile. Se volete accelerare un pochino i tempi, intiepidite il latte. Così i savoiardi si ammorbidiscono un pochino di più. Però, dato che noi amiamo il savoiardo tostarello, a noi ci piace tutto tostarello, ma com'è? Sì. La pasta praticamente è cruda. Beh, dipende, tutto dipende dai gusti, perché ecco, la ricetta è in una certa maniera, poi a chi piace più un biscotto, a chi più un altro, ognuno certo. Poi usa il suo, l'importante certo. È che alla fine esca il risultato sia buono. Quello è importante. Quella è la cosa principale. Ok, andiamo a fare gli strati e ci vediamo dopo. No. Aspetta. È vero. Ci vediamo dopo. Dopo ci dicono giustamente, ma non ci fanno vedere tutti i passaggi. Avete ragione. Quando avete ragione. Guardate che meraviglia. Prima di mettere l'altro mascarpone, mettiamo un pochino di questa delizia. Che sia calda non è un problema,
Perché? Perché comunque io ho usato latte freddo e anche il mascarpone comunque è molto freddo. Eccolo qua. E facciamo così poi anche per l'altro strato. Adesso vado a mettere l'altro mascarpone, sempre a ciuffetti, sempre per la coreografia. E E ci vediamo tra poco. ci vediamo tra poco. Ragazzi, guardate che meraviglia. Diciamo che è venuto abbastanza benino, sì. Non ci lamentiamo. Guardate quanto è alto. Beh, sì, perché insomma, a me le cose bassine non mi garbano. Ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like a questo video e che altro dire? Ci vediamo alla prossima Dice tutto ricetta. lui, è Sì. Ci venuto bene, devo dire sì. vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao a tutti.